Questa è un'opera un che è stata eseguita dal, dai detenuti del carcere di Arezzo e che rappresenta, se si guarda bene, una serie di pensieri profondi. C'è un'aspirazione alla libertà e anche un'aspirazione al bello. Sono tutte cose che mancano all'interno delle carceri e delle quali talvolta quando i detenuti sono liberi. Riescono a dare sfogo. Il bello e l'arte che varcano le porte del carcere, diventando così strumento di riscatto e formazione e lasciando un segno tangibile come questa opera. A mostrarcela Giuseppe Fanfani, ex sindaco di Arezzo, avvocato penalista, oggi garante regionale per i diritti dei detenuti, impegnato da tempo a toccare con mano le realtà vissute all'interno delle carceri toscane. Una situazione sulla quale recentemente si sono accesi i riflettori dopo quanto accaduto a Sollicciano dove un detenuto condannato per omicidio volontario ha ottenuto dal giudice di sorveglianza la riduzione del periodo di reclusione di 312 giorni. La magistratura ha ritenuto che effettivamente fosse applicabile una normativa del 2014 che prevedeva che in funzione del della situazione di degrado nella quale erano stati scontati anni, mesi o giorni di pena fosse previsto uno sconto di pena futura di almeno un giorno su dieci. Ad Arezzo, invece, ormai da anni, il carcere di San Benedetto attende la conclusione dei lavori di ristrutturazione di un'intera ala. Hanno restaurato tutta la parte bassa del. Del carcere con, eh, con interventi su tutti gli impianti, con il rifacimento delle celle, dei bagni, insomma, hanno fatto una gran cosa. Su una venticinquina di celle circa che dovrebbero ospitare un centinaio di persone. Si sono dimenticate che le porte erano strette e ora sono fermi con i lavori. Viene da ridere, ma è così. Bisognerebbe che se ne occupasse la. La magistratura contabile di questi errori spaventosi che gravano sulle spalle dei cittadini. Il carcere fermo, ospita una, da 35 a 40 persone, con tanta solidarietà della gente. Gli aretini sono sempre molto attenti alle, al volontariato e alla solidarietà. E il 5 facciamo una tombola con i detenuti, aglietata da doni che tanti cittadini hanno fatto.